D'Italia se fosse portata negli Stati Uniti, in 24 ore prenderebbero tutti 20 anni di galera, 20 anni di galera. Bene, fermi, finisco. Io ho pensato, allora io ho detto, se Tronchetti c'ha lo 011, ho detto, se io riesco a chiappare lo 012, vado lì come maggiorazionista, sto facendo questo, non potevo impadronirmi di Telecom, ho pensato, potevo impadronirmi di Telecom, licenziare il consiglio di amministrazione e poi riconsegnare ai legittimi azionisti che rappresentano l'82% delle azioni, la società. Ho lanciato una richiesta di interesse per verificare la volontà di delegarmi da parte dei piccoli azionisti. La Consob è intervenuta, mi ha mandato 3 lettere, ve l'ho detto prima. Ho ricevuto migliaia e migliaia di adesioni. L'iter è lungo. Bene. La borsa è un luogo in cui si può investire tutto quello che si può perdere. Tenetelo presente, noi siamo di Genova, lo sappiamo. Non un euro di più, si invoca il mercato in questi giorni, ma cos'è in Italia il mercato? Un club di personaggi che vivono nei consigli di amministrazione e che decidono tutto con presenti, che sono presenti in 5, 6, 7, 8 consigli. 7, 8 consigli, come fa un consigliere a fare l'interesse di un'azienda che vende e nello stesso tempo di un'azienda che compra? Allora qui c'è da scardinare un meccanismo, loro non cedono, loro sono pedine, guadagnano anche poco con queste stock option, le stock option sono un'arma di distruzione di massa, questa gente qua trucca i bilanci, quando hanno truccato i bilanci, le azioni vanno su, si comprano le stock option, poi se le vendono e poi rimettono tutto così, come la prima, è un'arma di distruzione del mercato la stock option, andrebbe proibita per legge, non lo dico io, lo dice il premio Nobel dell'economia Stiglitz, che ha detto che le stock option sono una vergogna, va bene? Bene. Sir, bene, fermi. Dov'è la... Allora, nessun imprenditore italiano ha insieme idee e soldi. Non ce n'è. Non c'è. Quali leggi bisogna adottare? L'associazione di difesa dei consumatori, ho anche da dire a voi, dovete essere molto più presenti. Nessun imprenditore italiano può reggere una cosa così perché non esiste l'imprenditoria italiana. È tutta gente che indebita quello che compra, ha debiti con le banche, è gente che lavora con i soldi dello Stato. Sono i veri comunisti che esistono oggi in Italia. Non c'è imprenditore che lavora con i suoi soldi, va bene? Sono tutti pieni di debiti e i debiti li scaricano sugli altri. Bene. Lo Stato dovrebbe porre dei paletti prima che avvenga questa cessione, perché se arriva quello là, il messicano, quello lì il messicano c'ha un pelo così, quello lì è nel consiglio di amministrazione di AT&T, c'è lui, è il secondo uomo più ricco del mondo, vuole la Team Brasil perché fa gli utili e loro giustamente, ha visto che fa gli utili, la cedono immediatamente, cazzo, l'unica cosa che fa utili la cedono, ci lasciano i foglietti, ci lasciano le linee, ci lasciano le centraline, come abbiamo visto alla televisione. Questo paese... Scusa? Per favore, non il dialogo, lasciamo finire il signor Grillo, grazie. Io non lo so, so solo che il signor Carlos Slim e la TNT comprerebbero il 33, il 66% del 18%, siamo di nuovo lì, di nuovo la scrittura, il 66% del 18% è il 13%, quindi si decurta ancora la quota di proprietà e col 13% scorporeranno tutto e ci lasceranno il cadavere. Questa gente qua non ha ancora capito che abbiamo i foglietti per votare, i foglietti, non ha ancora capito che oggi c'è Skype, ci sono telefonini che in tutto il mondo chiami via internet, non paghi più niente, il telefono è morto e questa gente è in ritardo di 20 anni, oggi vai in centro di Londra con un telefono, telefoni via Skype perché sei collegato col wifi in tutto il mondo e questi hanno ancora hanno prima accorpato, poi disaccorpato, poi riaccorpato, poi ti sono riaccorpato. Allora la proposta è questa, cari signori, la dorsale della telefonia, cioè l'accesso alla conoscenza è un diritto. Come respirare, l'accesso alla conoscenza, la dorsale della Telecom deve tornare a essere una public company vera.
pubblica, gestita dal pubblico, poi che loro si scannino sopra con i servizi, allora decideremo noi quali saranno i servizi migliori e il mercato farà questa scelta sui servizi. Se non facciamo questo, a luglio del 2007 c'è il bando d'asta della più grande tecnologia che sta venendo fuori. Io arrivo da Dublino, è cablata tutta, arrivo dall'Estonia, è cablata tutta. Con un telefonino wifi chiami tutto il mondo, in tutte le città evolute del mondo. A luglio c'è l'asta di questo WiMAX, 4 antenne, tirano a 50 km 10 megabyte di potenza. Bene, in tutto il mondo l'hanno fatto e la regola per presentarsi all'asta era di non essere una società telefonica, perché se la chiappano loro, questa tecnologia raffinatissima, diventa una merda se la chiappano loro. Tutto quello che toccano diventa merda, va bene? Allora, ogni comune, ogni regione col capitale pubblico si comprerà l'accesso alla conoscenza, che deve essere libera e pubblica. Concludo con le ultime tre righe, se trovo gli occhiali, scusate, ma sono dalle 3 di stamattina che sono fuori dai cancelli. Bene, bene, davvero. Vorrei chiedere con questo intervento, con un appello alla dignità della direzione di Telecom, dimettetevi, fate questo gesto straordinario, dimettetevi. È un servizio che ve lo chiede il paese ed è l'unica cosa positiva che potete fare per questa società. Ci vediamo alla prossima assemblea e allora probabilmente saremo seduti lì, o qualcuno per me sarà seduto lì, i rappresentanti dei piccoli. Ciao a tutti.